Lozano al Napoli sembra fatta finalmente, il top acquisto del mercato del Napoli sembra addirittura d'arrivo, 42 milioni di clausola rescissoria, sembra l'accordo trovato anche con Raiola, il suo Che questo è, procuratore. che quanto riguarda De Laurentiis, è sempre un problema, cioè mettersi d'accordo con l'entourage del giocatore e col giocatore Infatti stesso. si parla ancora di dettagli sui diritti d'immagine, E infatti. come sempre, come sempre. Ciao a tutti amici, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su Instagram, Facebook, ovunque. Dicevamo Lozano, 24 anni, nazionale messicano dal PSV. Che tipo di giocatore Guarda, è un giocatore molto tecnico, tecnico innanzitutto, è classe 95, quindi comunque giovanissimo, 24 anni. E con il PSV ha fatto 40 gol in due stagioni, in è? Esatto, in tutte le tutte le competizioni. competizioni, quindi comunque è un giocatore molto, molto proficuo da quel punto di vista. Può In giocare Olanda, in Olanda. Allora, quindi da l'unico valutare. difetto, vedendolo un po' nelle immagini, è che comunque gioca un po' troppo solo con un piede. Lui è destro. Può giocare sia a destra, è stato utilizzato sia a destra che a sinistra. Più a destra Soprattutto a destra, sì. viene utilizzato, può partire da sinistra e accentrarsi e tirare col piede Alla destro Insigne. alla Insigne, oppure può fare il Il Calleon. Caglione da La Simon, sì. situazione, secondo me, è un ottimo acquisto perché proprio per questa sua duttilità dà la possibilità a Ancelotti di avere un'alternativa sia sulla corsia, abbiamo detto destra, sia quello di sinistra, con un buon rendimento e un buon livello tecnico, perché comunque è un giocatore che può dare un contributo sia da un punto di vista di impostazione, comunque assist e così via, sia da un punto di vista realizzativo, Di perché finalizzazione. Certo, adesso lì davanti sono veramente tanti tra Caglione, Elmas, il nuovo acquisto, Insigne, però Elmas ha altre caratteristiche rispetto però può a. giocare sempre lì nei tre Però trequartisti. ricordiamoci che il Napoli comunque è una squadra che dovrà fare tre competizioni: campionato, Coppa Italia e Champions League. Quindi Sì, comunque il però campionato certo, lui. un paio di uscite me le aspetto, magari Verdi, che sembra in procinto di andare al Al Torino, Torino, sì. un As probabilmente, che comunque lui, anche lui è un esterno destro, anche se di piede mancino, quindi perché sennò cominciano a essere veramente tanti, c'è Mertens, c'è Milik, c'è Insigne, C'è da sono vedere se tanti. eventualmente questo acquisto e questo comunque reparto offensivo molto, Ricco. molto ricco possa a questo punto compromettere la trattativa con Icardi, nel senso che comunque si era anche Beh, parlato. certo, 40 milioni per un trequartista ala sono tanti. Insomma, pensare che possa spendere ulteriori 50-60 milioni anche per Icardi mi lascia qualche dubbio, onestamente. Mi lascia qualche dubbio perché comunque c'è Milik, che è un ottimo attaccante, c'è Mertens che fa la prima punta benissimo, Insigne, Caglione, Unas, Lozano probabilmente. Insomma, cominciano a essere Sì, molti i mancano poi giocatori. 20 giorni, è difficile pensare che il Napoli possa fare delle operazioni da un centinaio di milioni in questi 20 giorni. Però non si sa mai, è Sì, una riflessione nostra, andiamo a vedere un comunque pochino. riflettendo e pensando comunque su Lozano, in sintesi è un gran bell'acquisto. Oh, assolutamente sì, è tecnico, segna molto, vero in Olanda dove le difese di certo non sono così arcigne come in Italia, Però più di fare però 40 gol in due comunque stagioni, dalla non, insomma, il destra suo l'ha fatto. 40 gol sono tanti, è un bel bottino. Sicuramente potrà far vedere le sue qualità anche qui in Italia. Io dirò una bestemmia. Anche Ibrahimovic comunque in Olanda non segnava come segnava, cioè non segnava, non aveva dei numeri. No, no, è vero, no. Cioè, se noi andiamo a vedere i numeri di Ibrahimovic, insomma, anche se era sempre in Olanda, ma erano numeri normali, nel senso che anche inferiori da un certo punto di Sì, vista. comunque lui facendo la prima punta Quindi poi è comunque cresciuto col tempo, il certo. campionato olandese sì, probabilmente è di livello inferiore, ma non è che ti Ah, no, regalano. poi certo, lui da ala destra più che fare 40 gol in 2 anni non può Quindi comunque fare. grandissimo acquisto. Comunque ottimo acquisto, va a rinforzare un reparto che era già forte,
ma aggiunge ulteriore qualità, ulteriore imprevedibilità all'attacco di Carlo Ancelotti. Andiamo a vedere come si andrà a concludere questo mercato, sia per il Napoli che per tutte le altre squadre. Noi cercheremo sempre di tenervi aggiornati il più possibile. E in ogni momento, come in ogni momento, in ogni situazione, dai lampeggianti di ieri alla tranquillità di oggi. Un saluto a tutti, a presto per tantissimi nuovi video anche sul Fantacalcio. Ciao. Ciao amici.